talento è quasi per tutti un punto di arrivo, non di partenza, nel senso che sono pochissimi quelli che fin da ragazzi o da ragazzini scrivono delle canzoni che poi rimangono nella storia, è successo ai Beatles e a pochi altri. Devi avere un linguaggio, devi essere molto libero quando scrivi, molto autocritico quando ti riascolti e devi avere un linguaggio sia nei testi che da un punto di vista musicale. Che le canzoni e i testi, ma credo quasi tutte le cose nella vita, si fanno e si devono fare per sottrazione. Quindi devi saper togliere invece che aggiungere e devi capire che se non hai una grande idea musicale, ne basta una, melodica o di arrangiamento a volte, perché si possono scrivere delle grandi canzoni anche su due o tre accordi. E soprattutto devi avere un linguaggio testuale che nasce però, secondo me, dal vissuto, dalle persone che hai frequentato, dai libri che hai letto, dai film belli che hai visto e anche dalle grandi canzoni che hai ascoltato e che hai saputo anche leggere nelle pieghe e nelle rughe, nei solchi di un disco. Sono arrivati ragazzi e ragazze o band con un'esperienza diversa e quindi questo chiaramente va valutato, ma siamo soprattutto per quasi tutti nella pre-produzione di una carriera. Quindi quando tu arrivi con dei pezzi che hai registrato sicuramente eccetera, ma non hai ancora avuto, tranne nel caso dell'artista che ho trovato più interessante, il confronto con un vero produttore, con un arrangiatore per realizzare un album vero, perché oggi la tecnologia ti consente di fare un album a casa tua e questo è molto importante per capire delle cose, ma poi è il confronto con qualcuno che ti dice dei no che ti fa crescere. A questo livello è normale che siano pochissimi i pezzi che davvero funzionino sia nei testi che nella musica, che nelle scelte di arrangiamento, che nell'interpretazione. E allora per noi è importante capire se c'è qualcosa a cui partire. Per esempio per una cantante che abbiamo sentito c'è la voce, i pezzi non funzionavano, c'è la voce. Per una band poteva essere l'idea di un testo che io da produttore avrei buttato per tre quarti, ma quelle cose che invece si possono tenere sono fondamentali per costruirci magari un piccolo hit. È molto importante che si investa sulla musica, è molto importante che si dia uno spazio per giovani artisti di misurarsi in un contesto serio in cui non ti chiedono le edizioni, in cui hai dei professionisti comunque dall'altra parte che ti valutano e con cui ti puoi confrontare. Quindi mi sembra un momento importante per Bologna e magari in futuro non solo per Bologna.